Siamo qui con Pier Giorgio Odifreddi, che ha magnificamente moderato questo incontro bellissimo con John Nash e Robert Aumann, e gli ho chiesto di sederci per qualche minuto per parlare dei temi del prossimo incontro CINET. Questi sono tre temi, vediamoli uno alla volta. Il primo su cui vorrei un tuo commento è quello relativo alla divulgazione scientifica e al desiderio delle persone di partecipare alla conoscenza, soprattutto visto il grande cambiamento che vedono attorno a sé e l'impatto del cambiamento tecnologico che influenza la loro vita quotidiana. La divulgazione scientifica è in realtà il ponte fondamentale tra la ricerca e la cultura. Ricerca, man mano che la scienza cresce, diventa sempre più tecnica, sempre più specialistica e quindi si allontana sempre di più dalle conoscenze dell'uomo comune, ma non soltanto, anche di, per esempio, di scienziati che lavorano in altri campi o in altre aree di ricerca, a volte anche magari nella stessa disciplina. Per esempio, non so, io sono un matematico, un logico matematico, però quello che si fa in geometria algebrica o in teoria dei numeri è qualcosa di molto lontano. Quindi la divulgazione è proprio questo tentativo di mettere ponti e di permettere una fruizione dei risultati della ricerca. Senza la divulgazione, naturalmente, la ricerca rimarrebbe asfittica, cioè si farebbe e poi morirebbe nel momento in cui viene fatta. Quindi io credo che sia centrale, questo lo dimostra anche il fatto che a tutti i livelli, dai premi Nobel in giù, ci si impegna nel tentativo di far capire, far conoscere i risultati che ciascuno di noi, secondo le proprie possibilità, riesce a raggiungere. Il secondo tema che affronteremo è quello dell'utilizzo dei mezzi moderni che permettono di comunicare con efficienza sia tra specialisti che verso persone che vogliono avvicinarsi ad un campo scientifico o approfondirlo ulteriormente. E naturalmente questo internet nei suoi vari mezzi, non solo l'email, non solo il web, ma sono anche i blog o i wiki, diversi strumenti che diventano sempre più a portata di tutti, facili da utilizzare e che eppure vengono scarsamente recepiti e qualche volta addirittura demonizzati. E quindi mi chiedo come li vedi tu e quali possono essere i passi che, se desiderabile, portano alla loro maggiore adozione. Internet e i mezzi informatici sono naturalmente uno sviluppo della tecnologia. Non so quanto sia un progresso, questo è naturalmente il senso, credo, della domanda. Ma già McLuhan negli anni 60 aveva un po' individuato nel giornale prima, il quotidiano soprattutto, nella televisione dopo e poi nei mezzi computerizzati è un'inversione di tendenza della civiltà, cioè la nostra civiltà per millenni si è sviluppata sul discorso lineare, sul discorso imposto, se così vogliamo dire, impartito da qualcuno che parla, che scrive, che declama e recepito da chi invece legge, sente e ascolta. Sicuramente il giornale, la televisione e il computer sono un'inversione di tendenza, il giornale non si legge, si sfoglia, la televisione non si guarda, non si zappa, non nel senso come forse bisognerebbe fare con la zappa veramente, non male che si zappi, e internet si naviga, no? Quindi sono anche nomi, verbi differenti per attività differenti. Naturalmente le potenzialità sia tanto dei giornali quanto della televisione e del computer sono enormi. Spesso purtroppo la tecnologia ci prende un po' la mano, la televisione poteva diventare veramente qualcosa di fenomenale ed è diventata purtroppo un mezzo molto commerciale, perlomeno le reti in chiaro, anche se oggi con la possibilità di satelliti e di canali dedicati, cioè un po' del progetto originario viene recuperato. Internet è un po' l'analogo, anche lì ci sono stati enormi vantaggi, pensiamo ad esempio quale sforzo bisognava fare una volta, anche solo anni fa, io ricordo quando ho scritto per esempio il mio libro sulla ricorsività, mesi,
immerso nelle biblioteche per fare ricerche bibliografiche, oggi uno va in rete in 3 minuti, trova, eccetera. Quindi questi vantaggi sono enormi, innegabili. Lo svantaggio è un po' che la dispersività, mi sembra, di questi mezzi, il giornale, la televisione e soprattutto il computer. Io stesso sono vittima di questo. Io lavoro su 2 computer per evitare contaminazioni. Quando scrivo su un computer non collegato alla rete e poi ne ho un altro collegato alla rete. E a volte mi serve fare una ricerca, mi alzo dal computer dove sto scrivendo, vado alla rete e dopo un'ora magari ritorno al mio computer e dico: ah, era andato per questo motivo, già, adesso ci ritorno e poi probabilmente starò un'altra ora, no? C'è un po' questo rischio, no? E in effetti mi sembra che, insegnando anche all'università da tanti anni, un po' lo si vede nei giovani, cioè che la capacità di concentrazione è cambiata molto, non c'è più questa concentrazione che magari dura un'ora o anche più ore consecutive, lo stare a sentire. I giovani sono abituati a comunicazione di 3 minuti, 4 minuti, poi c'è la pubblicità, poi ci sono altre cose. È un modo diverso, non necessariamente peggiore, io penso, no? Tra l'altro, se uno vuol fare meglio bisogna cambiare, altrimenti se uno rimane uguale non fa meglio, no? Quindi il cambiamento è necessario per migliorare, e solo il tempo poi potrà dirci se effettivamente anche il computer finirà di fare la brutta fine che ha fatto la televisione o se invece riuscirà in qualche modo a salvarsi e indirizzarsi in maniera diversa. Sembra un mezzo più democratico sicuramente, la televisione, ecco, in fin dei conti richiede molti mezzi. Ecco, in effetti il nostro terzo tema è proprio questo, verso l'apertura della cultura attraverso lo strumento partecipativo che Internet rappresenta, che come stavi dicendo non ha bisogno di investimenti enormi e alla portata di tutti, e esemplificato da quello che menzionavo prima, cioè l'eliminazione progressiva delle barriere alla fruizione della cultura, l'apertura di molte università, prima fra tutte l'MIT, per la messa online di tutte le proprie lezioni perché tutti possano assistervi, da una parte, e dall'altra parte proprio il richiamo a specialisti, sia professionisti che specialisti amatori, dilettanti, perché mettano a disposizione della rete e quindi di tutti la propria conoscenza e la propria passione. E questo tipo di open culture, di cultura aperta e partecipativa, eserciterà quindi una forte pressione su quella che è l'establishment scientifico, educativo e forse anche politico. Che cosa pensi di questo aspetto? Sicuramente questo aspetto c'è, ma lo si vede dal punto di vista politico, si è visto ad esempio il blog di Grillo, che tra l'altro recentemente è stato classificato, credo, al 9° posto mondiale come blog. È un modo di partecipazione molto diverso, forse in certi momenti lo si sopravvaluta, perché in Italia perlomeno il numero di coloro che sono collegati a internet non è ancora, è significativo, ma non è ancora qualcosa di universale, quindi questo è il motivo, credo, per cui queste cose ancora non hanno poi uno sbocco politico. In America naturalmente c'è molto più, un campo molto più ampio. Gore, ad esempio, ha saputo sfruttarlo molto bene, questo mezzo. Sicuramente c'è questa possibilità, la televisione non permetteva, per fare televisione ci vogliono molti quattrini, c'è un filtro molto forte. La completa mancanza di filtri può essere il pericolo. Oggi in internet purtroppo c'è questo rischio, no? Uno apre qualche pagina e non sa mai se semplicemente non è stata scritta da un pazzerello, no? che ci ha messo dentro qualunque cosa, no? O se invece è qualcosa di serio. La vecchia editoria, per esempio, questo un po' lo faceva, no? Metteva filtri. Naturalmente il rischio dei filtri è che poi alla fine rimanga fuori, no? Qualche cosa che è più grossa del filtro che lo lascia passare, no? Quindi io penso che comunque se vogliamo fare un, diciamo così, perlomeno un giudizio temporaneo, perché ancora non è finita, ovviamente l'era di internet è appena cominciata, no? Ma già significativo, il progresso è stato enorme, dicevo prima, appunto per la ricerca e anche dal punto di vista della democratizzazione. Basta pensare ad esempio a quello che succede in Cina, quando poi nei momenti cruciali vengono spenti per l'appunto gli accessi a internet, perché questo è un modo per aggirare ovviamente l'informazione come viene controllata da coloro che ne hanno i mezzi. Quindi sicuramente le potenzialità sono enormi, molte si stanno sviluppando, speriamo appunto che poi non ci si lasci sommergere dall'arrivo. Grazie. Grazie a voi.